Cioccolato e Residenze Sabaude, due realtà piemontesi che tracciano un delicato e gustoso intreccio, un itinerario che ci porta a conoscere queste assolute e riconosciute eccellenze, l'uno come simbolo enogastronomico per qualità e volumi, le altre come patrimonio mondiale dell'UNESCO. Torino è al centro di questo intreccio cultural gastronomico. Qui il cioccolato è un'istituzione, che sia servito in tazza in uno dei caffè storici della città, tra stucchi e velluti reali, o come gianduiotto, ghiotto simbolo della città del mondo, o ancora ingrediente del caratteristico bicerin. Torino è anche la città luogo simbolo del potere dei Savoia, manifestato attraverso vere e proprie perle architettoniche, a cominciare dal Palazzo Reale, progettato dal Castellamonte, con la sua facciata seicentesca e gli ambienti interni riccamente decorati. Poco distanti Palazzo Madama e il barocco Palazzo Carignano. Lungo le sponde del Po, il Castello del Valentino, dallo stile spiccatamente francese, mentre dalla collina poggia il suo sguardo sulla città, Villa della Regina. Dalla seconda metà del Cinquecento, lungo due secoli e mezzo, si sviluppa il progetto architettonico delle Residenze Sabaude e intanto, nei locali del centro cittadino, il cacao, servito e consumato come bevanda liquida, diventava una dolce consuetudine. Al rito della cioccolata calda, i maestri cioccolatieri affiancheranno specialità note in tutto il mondo, segnando un'ascesa inarrestabile del cibo degli dèi, che dalla capitale si è diffuso in molte aree piemontesi. Oggi tutto il Piemonte, cioccolatieri e pasticceri storici, fanno a gara con le loro specialità, facendo del cacao fulcro di accoglienza ed ospitalità. E nomi come Castagna, Streglio, Novi, Venchi, Peirano e Gobino continuano ad essere sinonimo di cioccolato di alta qualità artigianale ed industriale. In questo gustoso itinerario tra cioccolato e Residenze Sabaude è d'obbligo la scoperta delle meraviglie che fanno da contorno alla città. La Reggia di Venaria, ex residenza di caccia, da molti definita la Versailles Sabauda, il Borgo Castello della Mandria, il Castello di Rivoli, sede del Museo di Arte Contemporanea, la Palazzina di Caccia di Stupinigi, progettata da Filippo Juvarra sul modello mitteleuropeo, il Castello di Moncalieri, nel Medioevo fortezza, è convertito a vita di corte dai Savoia. Completano il quadro splendidi luoghi di villeggiatura. Il castello di Aglie, con le sue 300 stanze riccamente decorate, il castello di Racconigi, con il suo parco di grande interesse naturalistico, il castello di Govone e, infine, la tenuta di Pollenzo, in stile neogotico. Una vera e propria corona di delizie, con milioni di visitatori e al centro di percorsi che coinvolgono un numero sempre crescente di turisti. Le residenze reali sono dunque anche volano di sviluppo economico, con un trend in costante crescita. Così come l'industria del cacao, che con una produzione di 85.000 tonnellate, pari a quasi il 40% del totale nazionale, colloca Torino e il Piemonte come uno dei tre centri di eccellenza nella lavorazione del cacao e nella produzione di cioccolato in Italia, con Perugia e Modica. Il nostro itinerario tra arte, architettura e savoir-vivre non può che chiudersi citando l'incontro tra il cioccolato e un altro prodotto tipico d'eccellenza, la nocciola tonda e gentile delle langhe, l'abbinamento che ha dato vita a prodotti diventati notissimi tra i gourmand come i gianduiotti e la Nutella e ha consentito di collocare stabilmente il Piemonte come dolce meta turistica.